sono eroi, sono angeli, ma in pochi a combattere questo micidiale e invisibile nemico. Medici e infermieri sono in azione come in una fortificazione campale formata dallo scavo, ovvero come in una trincea dalla quale però non si vede il nemico. Coronavirus o Covid-19 sta facendo tremare anche gli altri paesi. La gente prega per non essere contagiata, ma il numero dei positivi al tampone e morti è sempre più crescente. La spina nel fianco dei medici italiani, però, è la condizione disastrosa in cui svolgono la propria missione. E lo si nota questo palesemente al punto che il governo ha deciso di reclutare nuovi medici a contratto determinato, fra essi anche coloro i quali sono in pensione fino a 80 anni. L'Italia dunque esordisce con quel sistema sanitario al quale necessita di rialzarsi dal tempo della decaduta politica. E che dire della legge 264 del 2 agosto del 1999 che obbliga l'accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso? Garantire una migliore formazione agli studenti evitando sovraffollamenti. Era questo l'aggravante di allora. Oggi però mancano i medici negli ospedali, reparti chiusi e assunzioni bloccate, per non parlare dei posti letto tagliati. Ora non sanno fare altro che ripetere ringraziamo i medici e gli infermieri, veri eroi di questo momento. Recita così una lettera aperta di un medico nelle chat di WhatsApp. Una lettera lunga e articolata, dal sapore amaro, scritta da chi soffre e sceglie i suoi interlocutori con la speranza di avere voce. E dice: l'Italia ha meno posti letto per 1000 abitanti di tutti gli stati dell'Europa occidentale. Siete riusciti a creare una carenza anche nella professione infermieristica, che fino a qualche tempo fa rappresentava l'unica possibilità di impiego nella sanità. Adesso, dopo anni di politica sanitaria incosciente, vi accorgete che mancano posti letto, che mancano i macchinari, che manca il personale sanitario e parasanitario. Poi, rivolgendosi ai cittadini che ringraziano i medici, le righe scorrono così. Noi siamo sempre gli stessi che vengono spesso aggrediti perché state aspettando il vostro turno e voi pensate che chissà cosa stiamo facendo invece di lavorare. Siamo sempre gli stessi a cui distruggete il pronto soccorso. Siamo sempre gli stessi che i pennivendoli sbattono facilmente per qualunque motivo sulla prima pagina dei giornali riscuotendo il vostro plauso pur senza nemmeno conoscere bene i fatti. Siamo sempre gli stessi che vengono offesi di continuo perché non capiscono nulla, mentre voi avete studiato alla Google University. Siamo sempre gli stessi cui distruggete le ambulanze perché secondo la vostra logica siamo arrivati in ritardo. Siamo sempre gli stessi a cui spesso intralciate il lavoro perché voi e solo voi sapete cosa si deve fare in quei casi. Siamo sempre gli stessi che vengono uccisi di notte davanti all'ingresso di un ambulatorio messo lì per voi. Io sono solo un medico, uno dei tanti medici italiani. Da Enzo Di Micco, blogger, ciao!